Ciao a tutti, siamo al centro commerciale Carosello di Carugate, Milano. Sono le 19.23 del 29 luglio. I ragazzi che vedete alle mie spalle stanno attendendo l'apertura dell'Apple Store che da domani venderà l'iPhone 4. Ciao, lui è Andrea Galeazzi di Telefonino.net, tra gli organizzatori di questa vera e propria notte bianca per l'iPhone 4. Sì, sono proprio io, siamo noi e voglio ringraziare tutti gli utenti, siamo una 70-80 persone che passeremo la notte all'addiaccio fuori da questo centro commerciale per cercare di comprare iPhone 4. Abbiamo panini, abbiamo qualche birra, acqua, qualche gioco, tante sdraio fortunatamente. E poi siamo davanti a un centro commerciale, quindi sicuramente il McDonald's verrà preso d'assalto. Senti, quanti numeri avete distribuito e comunque quante persone vi aspettate che ci saranno già questa notte? Siamo riusciti a organizzarci molto bene con Apple, quindi abbiamo i numeri ufficiali Apple. C'è gente che qua dalle 8 di questa mattina, c'è addirittura un ragazzo che è arrivato a mezzanotte di ieri. Adesso che sono le 19.30 siamo già a 160 numeri. Secondo me arriveremo alle 300 persone davanti all'Apple Store all'orario d'apertura. Da quando sei qui? Dalle 10 di stamattina. Siamo arrivati all'1:30 da qua, però ci siamo svegliati molto presto perché arriviamo a Treviso. Quindi. Sono qua dalle 5:30 e vengo da Como. Volevo venire un po' prima, ma era il mio compleanno, quindi l'ho dovuto festeggiare. Berlin, Germany. I'm from Denmark, Copenhagen. I just arrived midnight at the airport and came directly here. Sono arrivato a mezzanotte, mi hanno accompagnati i miei. Per la nottata come sei attrezzato? Per la nottata ho soltanto questa sedia, poi vabbè, autane, roba varia per le zanzare, per non essere punto. Io mi sono attrezzato con un sacco a pelo, proprio se fa freddo, e passerà velocemente. Abbiamo qualcosa? Abbiamo tutto. Siete ben attrezzati per la nottata, chi è che ha portato la tenda? La tenda l'ho portata io, però i miei compagni che sono anche là di fronte che stanno ridendo hanno portato tutto il resto, abbiamo brandine, abbiamo un frigorifero, un bel pezzo di salame e siamo ben attrezzati. Assolutamente. Senti, perché vale la pena fare questa notte bianca per l'iPhone 4? Per non aspettare 3 mesi per il prossimo rifornimento. È un qualche cosa di unico e soprattutto perché per me, e suppongo per molte altre persone, è più di un cellulare. Ma sì, un po' per la compagnia, dai, ci piace più che altro per fare casotto e divertirci. Però comunque non possiamo non avere l'iPhone nuovo, è una questione così. Per Apple questo è altro.